È una brutta pagina sicuramente per le istituzioni, vengono accertati i comportamenti, secondo la nostra contestazione, e fermo restando il riferimento fisso e sicuro alla vigenza del principio di innocenza. Beh, sono episodi gravi e abbiamo anche ipotizzato la sussistenza dell'aggravante dei fatti, contestiamo maltrattamenti, contestiamo tortura, lesioni aggravate, c'è un unico isolato, devo dire, episodio di tentata violenza sessuale, in tutti questi casi vi è l'aggravante dell'essere stati fatti commessi in danno dei minori. I fatti sono di per sé gravi, torno a dire, anche nelle loro modalità, pur in assenza, per fortuna, di fatti lesioni connotati poi da particolare gravità. Cioè erano fatti che sono sviluppati attraverso aggressioni fisiche, aggressioni verbali, soprattutto nel creare un clima di tensione, di preoccupazione, di paura da parte di questi ragazzi che vivevano nell'ambiente. I ragazzi hanno certamente vissuto delle esperienze pesanti, abbiamo acquisito le dichiarazioni di molti di loro che all'epoca dei fatti erano ristretti presso il Beccaria. Insisto però su questo concetto, guardate, contestiamo episodi singoli e specifici. Diversa è l'istituzione. I ragazzi erano già stati trasferiti in un caso, peraltro, con grandissima tempestività dal Dipartimento di Giustizia Minorile, dal dottor San Germano, in assoluta e straordinaria tempestività presso altro istituto al momento della segnalazione di uno degli episodi. No, certamente non mi era un'organizzazione che mirava a sanzionare o a reprimere secondo questa logica distorta. Vi sono tutta una serie di comportamenti, in alcuni casi, commessi da più soggetti. Da poco fa il sindaco Sala ha parlato di una struttura in stato di abbandono senza una direzione da anni. Questo può aver contribuito ai fatti contestati. Guardi, questo è un problema generale. Certamente in questo caso noi ci siamo anche mossi da quel tentativo di evasione che tempo addietro si verificò a Beccaria e che già in quella sede rivelò condizioni non adeguate. È un problema generale quello del carcere. Il carcere spesso, in generale, intendo in tutta Italia, mi sento di poter dire, in condizioni di sovraffollamento, in condizioni di difficoltà, in carcere si verificano troppi suicidi. Bisogna intervenire e intervenire rapidamente, proprio a tutela e nell'interesse di tutti, dai detenuti agli operatori che vivono dentro il carcere, ai quali è richiesto il massimo sforzo di professionalità.